Eccoci di nuovo qui sul canale YouTube Non Solo Whisky, con me sempre il buon Arnaldo e Michelangelo Di Toma. Oggi parliamo del, pronuncialo tu perché noi abbiamo rinunciato. Vale. Possiamo cominciare con Bannaven e passare a Bunnabain, pronunciatelo come Bunnahaban. Bunnahaban. È tipo le Daeg, le Decin, le di, come volete. Come volete. Kaolila, Kulala, tutti. Per cui, così, ecco, questo bene, qui. Questo whisky. Questo whisky è stato ospite di una serata sì, da Romeo Scheffenbecher, dove l'ottimo Michelangelo Di Toma è stato il brand ambassador e ci ha accompagnato in un viaggio a parole, con la fantasia, nella Scozia. È stato abbinato ad una pancia di maiale, salsa al cioccolato e bok choc. E soprattutto era un Castrent, 53 gradi, 15 anni... Due parole su questo whiskettino. Whiskettino, è proprio il caso di dirlo. Ci troviamo nel mondo di Bannaven, come lo pronuncio io, ma pronunciatelo come preferite, tanto sì, l'importante sì, è dire voglio quello, indicandolo con mi il dito. Mi fa ridere questa cosa. Lo so, ti capisco, guarda, veramente. Siamo sull'isola di Aile, forse l'isola più conosciuta, dicono sia stata l'isola dove il whisky scozzese sia nato, perché magari il whisky scozzese, dicono, sia nato in Irlanda, passando attraverso Aile è arrivato fino in Scozia. Tra le distillerie che oggi ci sono, una decina di distillerie che ci sono, Bannaven sicuramente è quella forse più nascosta, è quella un po' più introvabile, diciamo così. Ma tutte le scogliere, tutte le insenature dell'isola di Aile ci offrono delle curiosità. Bannaven appunto ha la sua, un relitto di una nave subito di fronte al porto, un molo, c'è la distilleria, la casetta dove si fanno le lezioni, la scuola, l'asilo, la casa dei carabinieri, insomma è un piccolo villaggio e come sempre in Scozia intorno alla distilleria nasce una comunità. Molte distillerie sono nate in questo modo, Bannaven non è stata da meno. La tiratura che ha fatto Wilson e Morgan, quindi Fabio Rossi, sono andati a scegliere alcune botti particolari di Bannaven che prevalentemente non torba, quindi non fa un whisky torbato. Uno dei pochi anche... in Aila, diciamo. Esatto, Aila è l'isola del whisky torbato, poi peraltro, ma ultimamente anche loro, attratti dagli interessi che ci sono intorno al whisky, torba, che, soprattutto. Ahimè, il commercio porta certe volte a corrompere i propri principi, hanno deciso appunto di torbare. Questo è un whisky che non è torbato. Bannaven è stato un 15 anni Marsala Finish, distillato nel 2002, imbottigliato nel 2018. È stato un esperimento, un po' una scommessa che Fabio Rossi ha voluto fare. Hanno voluto prendere una botte di Marsala e affinare il whisky che normalmente affina, invecchia, scusate, in una botte di ex bourbon o qualche volta in una botte ex sherry. La botte di Marsala qualche volta può dare qualche, tra virgolette, difetto o diciamo che mette l'accento su alcune particolarità sì, del whisky, accentuando o diminuendo alcune sensazioni. Fabio Rossi ha voluto scegliere con Luca Ghizzola due o tre botti ex bourbon, invecchiato il Bannaven 13-14 anni e rifinito, finish appunto, Marsala finish, in botte di Marsala. Ne hanno provate e testate due e queste due sono state bilanciate tra di loro. E questo è il risultato che noi adesso assaggeremo. Nel bicchiere abbiamo un colore, ricordate come si degusta un whisky, quindi prima il nostro sguardo, anche l'occhio vuole la sua parte, guardiamo un colore, è un giallo oro già un po' più pronunciato, sì, un po' più evidente, si avvicina più all'oro antico come una volta, insomma. I 15 anni, insomma, no? No, sicuramente no. Un caramello, perché è un colore sicuramente abbastanza... no. Sicuramente tranquillo. No, vero, bravissimo. Però dal colore già comincia a vedersi quello scuro, quell'ombra un po' più evidente che è determinata dalla botte di Marsala.
avvicinando il bicchiere al naso, anche in questo caso, come in altri casi dove ci sono dei castren, il whisky non esplode, non ti dà quella sensazione forte, non ti brucia le narici come usualmente succede, qualche volta succede sentendo un whisky così come da barile. L'alcol quindi non sembra essere così aggressivo, anche se si sente, la punta di vinosa è piuttosto evidente. Sì. Beh, Marsala si sente, i 53 gradi secondo me non gli avrei mai dati, mai 46 avrei detto. Sì. Elegante comunque rimane la personalità, ma è proprio perché la distilleria di Bannavank produce dei whisky particolarmente eleganti, proprio per questa poca torbatura, bassa torbatura, addirittura ininfluente torbatura, ovvero la tostatura del cereale ad opera della torba, che è un combustibile vegetale. Dopo averlo degustato con il naso, perché mi sembra che noi ci piace, degustato noi ci con piace, il naso particolarmente, piace, ma certi whisky lo fanno, ti portano a sentirli, ad assaggiarli, perché il whisky è così, ci vogliono 600 parole che descrivono per descrivere un whisky. E quando senti questi aromi e questi profumi ti trasferisci in Scozia con la fantasia, entri in una distilleria e vedi il prodotto uscire dalla bocca. Addirittura. Allora, Slangeva alla salute. Slangeva. Degustiamo. Mastichiamo sempre il nostro whisky ed ecco come l'alcol continua a non essere aggressivo. Si sente dopo. Dopo sì. Dopo parte con una vaniglia, questo effetto vinoso, piuttosto evidente. Devo chiudere gli occhi in questo momento, trasferirmi dall'isola della Grande Bretagna della Scozia, arrivare fino in Sicilia, Marsala. Sono nel porto di Marsala, di fronte a me ci sono le navi di Woodhouse, hanno le botti del Marsala e questa ciliegia, questo sherry, questo vino, questo vinoso, quest'uva. C'è anche albicocca, albicocca secca. E non c'è stata proprio messa dentro. Eh no. Perché è vietato. L'albicocca secca è proprio persistente, proprio rimane vira da queste cose che dicevi tu fino all'albicocca, poi diventa albicocca secca e ti rimane questa sensazione. Bella lunga. Ecco, il affinarlo in una barricca, in una botte differente da quella in cui un whisky è stato invecchiato, offre altre sfumature. In questo caso ha portato l'accento, ha messo l'accento sull'uva, la vinosità, e noi ce la ritroviamo in bocca, ma soprattutto, se ci fate caso, vi sentite la lunghezza del whisky. Sì, è vero. Molte volte il whisky ha la tendenza, più delle volte, a rimanere corto. Sì, è vero. Se non è affumicato, se non ha il fumo, la torba. Io aggiungo dell'acqua, come sempre succede, per scoprire meglio, per scoprire meglio gli aromi e i profumi di un whisky aggiungiamo un pochino d'acqua, acqua naturale, acqua non liscia, minerale. Non minerale, non gasata, no. Soprattutto, assolutamente, e soprattutto non acqua turbata, mi raccomando. Poi dopo torba. Certo. Il colore non cambia, semmai diventa leggermente opalescente perché non sono filtrati a freddo questi whisky. Tabacco. Sì. Adesso questa foglia di tabacco che viene fuori e che si sente... Una livrizia. Sembra farci dire che questo è un whisky torbato. Ora... No, no, è proprio tabacco però. Sì. Tanto livrizia anche, cioccolato, cacao. Sì. Che ve siete bevuti? No, non c'è. Ah, okay. No, io lo dico con simpatia, nel senso che proprio si sente. C'è una regola, ma poi c'è una regola fondamentale: ognuno ha le sue esperienze, esatto, ognuno ha il suo olfatto. Quello che sentite, lo sentite. Se voi lo sentite, c'è. È vostro. Non, è personale. Io posso non sentirlo perché potrei non aver. Quando mi dicono rosa canina, io non so di che sa la rosa canina. Mannaggia. Trovo qualche non mi dite mai rosa canina? Miele di grano saraceno, magari su qualche libro. No? Tu lo sai. Chi ha massaggiato il miele? Allora qual era quel miele che ti aveva regalato tua sorella? Ti aveva regalato un miele che una volta. Fratello intanto. Fratello? Vabbè, allora andiamo avanti. Qualcuno mi ha regalato un miele? Sì, sì, mia cognata. Mia cognata. Mi ha regalato un set di mieli. Non lo facevo così pignolo, carino. Lorenzo, però. Lo diventa, trattando con del whisky lo si diventa, ed è bello pignolo, essere pignoli, perché ci fa scoprire meglio tutti gli aromi e i gusti di un whisky. È bello scoprirli insieme. Un sorso, lo beviamo, lo mastichiamo. Ecco, piccantino adesso, pepato, piccante, esplode in bocca.
ho questa sensazione, liquirizia, vaniglia, la botte iniziale, dove è rimasto ad invecchiare per tutti questi anni e per legge scozzese non può essere manipolato, la botte deve rimanere chiusa e solo il maestro distillatore ha la possibilità di entrare con noi o da solo nella distilleria, andare lì, pescare da una botte quella parte che noi prendiamo, servirà per i sampling, quindi per gli assaggi e scoprire com'è questo whisky. L'abbiamo assaggiato, abbiamo scoperto che andava molto bene così e poi l'abbiamo affinato in una barrique di Marsala, l'hanno affinato, io parlo in questo modo, ma parlo di Wilson e Morgan, certo. Sentite com'è lungo anche, sì, mi è rimasta whisky. Questa sensazione di calore caldo, sì, ben caldo. Caldo. Sì, ma... è passato il raffreddore, vero? Sì, è vero, il raffreddore mi ha c'è tanta roba, via. Cioè... Sì, sì. È pieno, complesso, rimane l'albicocca, rimane estremamente prolungato, estremamente complesso, variegato, e quando dico variegato lancio la palla verso il gelato Malaga in cui si sente la crema, l'uva passa, metti un liquorino, anche un Marsala, un aroma per dare questo gusto al tuo gelato, e guardate come nel bicchiere non stiamo mangiando il gelato, stiamo bevendo un whisky, ritroviamo certi aromi e sapori. Non me lo ricordavo questo alla... No, io sì, anche perché da me il finishing Marsala l'avevo assaggiato solamente un'altra volta e non mi aveva colpito perché era Marsala. Ok. Qui sono riusciti a mantenere la struttura del whisky, il Marsala c'è, il Marsala è presente, se non vi piace il Marsala non fa per voi, se vi piace il Marsala è il vostro whisky, ma è un Marsala che secondo me non invasivo e si sente il giusto a mio gusto. Sì. Ovviamente. Poi l'ultima cosa che volevo dire, ci siamo dimenticati, ecco, ragazzi, ti volevo suggerire, è uno spettacolo, cioè, questo è tipo Sperlari, non si incarta mai, è anche magnetica, si chiude, la scatola, queste scatole sono anche le altre, infatti è rimasta solo questa, perché la bottiglia è vuota, no, una cosa, qui c'è un numero, Michelangelo, numero 499, le bottiglie hanno 510, 507 bottiglie, per cui... Quindi ce ne sono in vendita 506, 507, perché una sta qua. Sì, bene. Allora, una sera sono goduta gli ospiti da Romeo. Di questa serata in cui la pancia di maiale, salsa di cioccolato, andava in un matrimonio. Sì, meraviglioso. No, era un abbinamento... La magia del whisky. La molto magia buono, del whisky. Molto buono. Che dire? Bevete poco, bevete bene. Alla prossima. Ciao. Ciao. Gunslinger, Deathbringer, in your black veil.